scuola. Per molti di voi questo è solo un arrivederci a settembre, quando vi ritroveremo più abbronzati e rilassati, un po' più grandi, con tanta voglia di rivedere gli amici e con tante esperienze da raccontare alle vostre maestre, agli educatori e ai padri. Per i ragazzi di quinta invece è la fine di un percorso, è il momento di prendere il volo, di lasciare le sicurezze fatte di abitudini, luoghi e persone per costruirne di nuove. A voi ragazzi vogliamo dire che siamo stati fortunati per avervi incontrati sul nostro cammino e siamo stati davvero felici di aver preso parte alla vostra crescita. Grazie per le gioie che ci avete donato, per i vostri sorrisi e la vostra spensieratezza, per i piccoli e grandi successi che avete ottenuto, per le emozioni vissute e condivise, per averci ricordato ogni giorno che il mondo, visto attraverso i vostri occhi, ha sempre un futuro a colori. Nel vostro viaggio però non dimenticate mai di prendere per mano e di avere cura di chi vi sta accanto, anche se questo potrebbe costarvi fatica. Mostrate ai vostri compagni di viaggio nuovi orizzonti. Ovunque andrete, siate portatori di gioia. Buona fortuna, vi vogliamo bene. Esprimiamo soprattutto un augurio, un ringraziamento particolare ai docenti della scuola primaria in questo caso. A cui va il nostro apprezzamento, la nostra stima per l'attività svolta durante quest'anno, per aver contribuito con il vostro servizio e lavoro, con la vostra passione e competenza, a creare importanti relazioni in un clima di famiglia, di collaborazione, di attenzione alla crescita umana, culturale e civile dei bambini che vi sono stati affidati, così come vuole la nostra fondatrice Santa Paola Elisabetta Cerioli. Un ringraziamento va a tutti i 249 alunni della scuola primaria che si sono impegnati e distinti nelle molteplici attività didattiche, ma non solo. Quindi un grazie a tutti voi, che vi siete sempre impegnati, malgrado alcuni momenti anche di stanchezza o di euforia eccessiva. Ai genitori, che siete riusciti a realizzare la più ampia collaborazione con la scuola, finalizzata alla crescita e all'educazione dei vostri figli. Faccio un tuffo sotto il sole, chi la gioca non sa fare, quest'estate inizio a dormire, oh, io l'avevo vinto a te. Questo ritmo che mi muove, già che mi sono altrove, anche sulla porta che c'è sotto il balcone, vediamoci le stelle, che resto non ci perde. Uscire a fare le stesse, voglio accantare un po', ci basterà questo amore, voglio vedere le luci della notte, dare colore, voglio volare con te, soltanto con te, non chiedo la luna, non vado con te, lasciamoci tutto e stare per te. In questo giorno di festa, i professori della scuola secondaria desiderano salutare e ringraziare i padri, gli educatori e i ragazzi per l'anno scolastico che sta per concludersi. È stato un anno ricco di avvenimenti importanti. Il tempo trascorso insieme nello studio e nel tempo libero ci ha permesso di conoscerci meglio, di aiutarci e di volerci bene. Tutti noi docenti ci siamo impegnati perché ognuno di voi potesse sentirsi accolto, valorizzato e amato. Speriamo di essere riusciti a rendervi più sereni e forti nello spirito. L'augurio che io, i docenti, gli educatori facciamo a tutti è questo, soprattutto ai ragazzi di terza ma anche a quelli della secondaria, prima seconda, della primaria. Prima di fare tutte le cose che fate a scuola, i compiti, preparare questo, preparare anche gli esami, pensate a cosa succederà dopo che avrete fatto tutte queste cose, perché il sacrificio che state facendo adesso e che state facendo e che faranno quelli di terza, immagino, dovete guardarlo in questa prospettiva. È vero, c'è da sudare, però guardate oltre il vostro naso, cioè immaginate che tutte le cose che state facendo servono per costruire la vostra vita e il vostro futuro. Tanto i bimbi dell'infanzia, quanto i bambini della primaria, quanto i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria. E in modo particolare l'augurio lo rivolgo a nome di tutti gli insegnanti ai ragazzi della scuola secondaria che lunedì cominceranno gli esami di Stato che li porteranno
così a fare il salto nella scuola superiore. L'anno prossimo non saranno più fisicamente con noi, ma credo che saranno con noi con la testa e con il cuore e ricordandosi quello che hanno vissuto qui, le amicizie e le relazioni.